Amici telespettatori, grazie ancora per la vostra attenzione e per la vostra presenza a Fatti e Commenti, il nostro appuntamento settimanale di approfondimento. Quest'oggi noterete l'assenza di Gaetano Alaimo, il quale è impegnato e quindi si scusa con i telespettatori e con i lettori di Newtuscia per questa sua assenza. Io ho con me in studio quest'oggi Andrea Marcosano, che è il consigliere delegato al turismo del comune di Viterbo, che ringrazio. Grazie a voi, ben ritrovati ai telespettatori di Teleradio Orte e un saluto ai lettori di Gnotuscia. Grazie, ecco, e con lui parleremo, poi faremo un collegamento con l'assessore vice sindaco del comune di Viterbo, Contardo. Con lui, ecco, con Andrea Marcosano, tra le altre cose, vorremmo cominciare un po' ad approfondire l'iniziativa di San Pellegrino in Fiore, che si svolgerà quest'anno dal 29 aprile al 1 maggio. Un'iniziativa che, come forse avrete letto, ha avuto una gestazione un po' difficile, ma considerando che dalla fine degli anni 80 rappresenta uno dei fiori all'occhiello della città di Viterbo, anche quest'anno, per l'impegno sia dell'ente organizzatore sia dei consiglieri comunali e soprattutto del comune di Viterbo, può aver luogo. Ecco, consigliere delegato Marcosano. E quali sono i presupposti su cui si fonda anche quest'anno questa bella iniziativa che porterà tanti fiori nel centro storico di Viterbo? Sì, quest'anno Viterbo ha raddoppiato perché San Pellegrino in Fiore era quella manifestazione che per l'appunto ricordavi, Stefano, nasce alla fine degli anni Ottanta, gestita da un ente autonomo, San Pellegrino in Fiore, ma che da qualche anno invece la manifestazione, oltre a cambiare denominazione, perché si chiama Viterbo in Fiore, viene gestita più direttamente dall'amministrazione comunale. Peraltro quest'anno è stato fatto anche un concorso di idee, anche per dare spazio alla creatività di tutti coloro che avevano in mente un progetto e un'idea per sviluppare e per migliorare questa manifestazione che credo sia unica nel suo genere, perché vedere il nostro centro storico caratterizzato da questo colore grigio del peperino, veramente colorato di fiori di mille colori, è un colpo d'occhio veramente importante. Ecco, quest'anno diciamo che abbiamo raddoppiato per il fatto che a causa di un ritardo nella contribuzione economica da parte della Regione Lazio, che finanzia gran parte della manifestazione, non avendo quindi la copertura finanziaria, abbiamo dovuto, diciamo così, far slittare la tradizionale data del 1° maggio a 18, 19 e 20 maggio. Nel frattempo, però, l'ente autonomo del San Pellegrino in Fiore ha fatto richiesta all'amministrazione comunale per poter, diciamo così, organizzare un evento che ha caratteristiche decisamente diverse, perché è un'esposizione vivaistica con la possibilità di acquisto di fiori per l'occasione. Ovviamente l'amministrazione comunale di Viterbo ha dato parere favorevole, per cui il 1° maggio manterremo, diciamo così, viva la data storica 18-19 con San Pellegrino in Fiore, e 18-19-20 maggio invece faremo Viterbo in Fiore, manifestazione curata direttamente dall'amministrazione comunale e compartecipata da altri enti. Bene, ecco, io passerei a un altro argomento che è un altro importante argomento di valorizzazione appunto della città di Viterbo, che è la macchina di Santa Rosa. Ecco, sappiamo, e adesso ce lo specificherà meglio Andrea Marcosano, che sono state avviate le pratiche per il riconoscimento della manifestazione come patrimonio dell'UNESCO, il conferimento appunto del patrimonio dell'UNESCO all'iniziativa della macchina di Santa Rosa di Viterbo. Ecco, com'è la pratica, a che punto sta la pratica di inserimento di questa iniziativa all'interno del prestigio appunto che l'UNESCO può conferire, e sappiamo quali sono state un po' le vicissitudini e difficoltà che l'amministrazione comunale ha dovuto affrontare per stare ai tempi appunto amministrativi di questo riconoscimento. Ma diciamo che nessun tipo di difficoltà, è che avere un riconoscimento così importante
come patrimonio immateriale dell'UNESCO, richiede un processo particolarmente lungo e di selezione. Potremmo definire l'iter un po' come una sorta di torneo, insomma, ecco, dove ci stanno gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finalissima. Ecco, diciamo che noi oggi esultiamo perché in questo momento siamo arrivati in finale e quindi praticamente è al vaglio delle ultime valutazioni, appunto, la macchina di Santa Rosa. Noi siamo particolarmente fiduciosi che entro l'anno, presumibilmente nel mese di novembre, la città di Viterbo, la macchina di Santa Rosa, avrà l'onore di essere appunto riconosciuta come bene immateriale dell'UNESCO, con tutto quello che ne consegue in termini di immagine nazionale ed internazionale, Internazionale. direi mondiale. Noi stiamo lavorando veramente credendoci da tanti anni in questo progetto, sarebbe veramente, diciamo così, l'epilogo più felice, questo riconoscimento. Bene, ecco, io passerei anche a un argomento che riguarda, che conosce bene il consigliere Marco Sano, vale a dire un po' la programmazione di un calendario degli eventi che caratterizzano appunto la città di Viterbo. E sappiamo che il Comune di Viterbo, insieme alla provincia, vari enti, Camera di Commercio e associazioni di categoria, è intenzionata un po' a destagionalizzare le varie iniziative, cioè a non concentrare, se non vado errato, soltanto nel periodo, ecco, di Santa Rosa o di particolare concentrazione di iniziative, quello che è il calendario generale degli eventi culturali. Ecco, sappiamo che la città di Viterbo, come tutta la provincia di Viterbo, tutti i 60 comuni della provincia di Viterbo, possono avere molte iniziative che vanno valorizzate ma che vanno scansionate nel tempo. Ecco, come appunto proprio il consigliere delegato al turismo Marco Sano sta affrontando questa iniziativa appunto di coordinamento un po' delle tante iniziative che sorgono appunto per sia i cittadini della città di Viterbo, ma anche soprattutto per attirare il turismo in tutte le stagioni dell'anno. Sì, destagionalizzazione è un po' ormai il tormentone, la parola d'ordine, che deve essere presa in considerazione per poter garantire dei flussi turistici in tutto l'arco di un anno. Sto tentando di sperimentare, insieme alle più rappresentative associazioni di categoria e di volontariato, una sorta di analisi del calendario degli eventi che durante l'arco dei 12 mesi dell'anno vengono svolti a Viterbo, cercare di ottimizzare praticamente le date, cercando anche di non creare, diciamo così, sovrapposizioni, perché spesso abbiamo anche verificato che ci stanno delle manifestazioni analoghe che si tengono magari nella stessa settimana, con dispersione d'attenzione. Quindi stiamo cercando di riordinare questo calendario, dovendo stabilire delle date certe che rappresentino d'ora in avanti anche un po' ecco, San Pellegrino in fiore, perché è stato accettato di buon grado di dare l'autorizzazione all'ente autonomo, perché San Pellegrino in fiore si è sempre svolto il 1° di maggio. Dover cambiare data, ancorché è stato fatto per ragioni di natura tecnica, rappresentava forse un danno per la manifestazione. Voglio dire, la macchina di Santa Rosa tutti gli anni il 3 settembre. Il mondo deve sapere che tutti gli anni il 3 settembre a Viterbo c'è quella manifestazione. Viterbo in fiore tutti gli anni il 1° di maggio e così via. Quindi calendarizzare, dare delle date certe con dei progetti e delle manifestazioni specifiche significa dare valore e quindi significa fare marketing territoriale in maniera, secondo noi, intelligente. Esatto, veramente una battuta che riguarda, abbiamo letto appunto della pubblicizzazione del calendario di Caffeina 2012.
Caffina si svolgerà dal 29 giugno al 14 luglio prossimo, sempre nel centro storico. È un'iniziativa che è partita appunto da privati, però sta riscuotendo veramente un grandissimo successo di pubblico e di partecipazione anche di eminenti personalità appunto della cultura e delle varie discipline a livello nazionale. Ecco, co il Comune come valuterà, come affronterà queste varie iniziative che sto leggendo, danno veramente 15 palchi, 4.000 sedie, 50 microfoni, 60 fari, 360 metri quadrati di moquette, veramente un'iniziativa che si sta estendendo. Ecco, il Comune chiaramente non può che essere, credo, ben lieto di queste iniziative, pur tutelando, come bene dicevo, un po' l'immagine e soprattutto la programmazione di queste iniziative nel centro storico. Ma ormai Caffeina è una manifestazione che trova dei riconoscimenti importanti nazionali. Caffeina ormai è un evento che richiama veramente decine di persone fuori dalla provincia, fuori dalla regione, per cui ormai è un palinsesto, ormai è un format praticamente così collaudato e forse non c'è nemmeno più tanto bisogno di pubblicizzazione. Viterbo vive il centro storico in quel periodo, veramente un momento importante che dedica alla cultura, quindi io mi rendo conto che tra un anno Viterbo sarà attenzionato dalla campagna elettorale, dalle elezioni, dalla nuova amministrazione, ma credo che molto spesso strumentalizzare come hanno messo in scena il funerale della cultura a Viterbo mi sembra particolarmente eccessivo. Viterbo sta lavorando molto sulla cultura, stiamo cercando di lavorarci, è un restyling, stiamo cercando di ottimizzare tutti quelli che possono gli eventi. Essere gli eventi culturali. Caffeina, per l'appunto, ne è una delle tante di iniziative che torno a ripetere, ormai c'è poco bisogno di pubblicità perché è abbondantemente conosciuta soltanto, non soltanto nel periodo provinciale e regionale, ma addirittura in tutta Italia. Bene, ecco, io direi con l'invito ulteriore alla cittadinanza sia di Viterbo ma anche della provincia e soprattutto di chi ci segue anche fuori provincia, l'invito ecco, è a partecipare dal 29 come primo appuntamento, dal 29 aprile al 1 di maggio, Aprile, no, e 29 aprile. 29 aprile e 1 maggio Ah, per San Pellegrino in Fiore e poi avremo modo dal 18 al 20 di maggio per Viterbo in sì. In Fiore. Fiore, sì. Grazie ancora e adesso poi ci collegheremo per via telefonica col vice sindaco di Viterbo, Contardo. Grazie come sempre della Grazie partecipazione. a voi, un caro saluto. E abbiamo in collegamento diretto telefonico la signora Rosita Pelecca, la segretario generale della CISL di Viterbo. Buonasera, segretario. Buonasera a voi tutti, buonasera. Grazie. Ecco, noi vorremmo come prima domanda un po' chiedere al segretario generale appunto di uno dei sindacati più grandi e più attivi della provincia di Viterbo che significato ha quest'anno il 1º maggio. Abbiamo visto che a livello nazionale è stata data come slogan di questo 1º maggio lavoro e crescita per uscire dalla crisi. Ecco, che dimensione ha il valore del 1º maggio per la provincia di Viterbo, per i lavoratori della provincia di Viterbo? Sì, per rispondere a questa domanda, indubbiamente il 1º maggio è una data importante, è una data in cui si festeggia il lavoro in tutto il mondo e purtroppo quest'anno per il nostro territorio, ma sicuramente anche per altre realtà italiane, c'è ben poco da festeggiare. Sicuramente lo slogan nazionale ci trova assolutamente concordi, tra l'altro noi parteciperemo a questa iniziativa tra l'altro a Rieti, quindi nella nostra regione e nella provincia a noi più vicina. Per noi il significato in questo territorio è sicuramente rimettere in moto l'economia partendo anche dal lavoro. In che modo? Noi lo abbiamo detto più volte, dovremmo creare una lobby territoriale sana che possa insieme unire le forze anche dei privati per poter comunque far partire un'economia che ormai è al collasso. Abbiamo dei primati negativi, tutti in negativo, con il numero di
di disoccupati, con il numero di persone che hanno perso il lavoro e non lo troveranno più, quindi coloro che non accederanno più neanche a delle opportunità, quindi molti cinquantenni che non potranno neanche aspirare ad andare in pensione, i nostri giovani che sono assolutamente alla deriva. Quindi noi veramente vogliamo in questo primo maggio dare una speranza per poter poi rifar partire un'economia e conseguentemente riavere quel lavoro che oggi, ce lo dobbiamo dire con estrema franchezza, non c'è più. Sì, ecco, in una sua recente intervista, segretario, lei ha in particolare messo in evidenza come i settori del turismo e dell'agricoltura, appunto nella provincia di Viterbo, versino in uno stato di recessione e ha dato anche delle indicazioni specifiche per riattivare, come bene diceva poc'anzi, questi settori che potrebbero essere appunto dei settori trainanti. Ecco, ci vuole ribadire un po' quelle riflessioni che lei ha fatto appunto in quell'occasione? Senz'altro, anzi io la ringrazio anche dell'attenzione, perché in effetti il nostro voleva essere proprio un grido d'allarme rivolto comunque anche alle istituzioni locali. Quando noi abbiamo parlato, la nostra provincia ha una vocazione che è turistica e agricola, non ce lo possiamo dimenticare, noi non siamo una realtà industriale, a parte il ragionamento di Civita Castellana, che ormai parlare di industria anche in quella realtà significa comunque essere sicuramente ottimisti da questo punto di vista, noi ce lo spieghiamo e continueremo comunque ad insistere, però la vocazione del nostro territorio è il turismo, quindi il terziario, e l'agricoltura, due settori che sono in profonda crisi, e la cosa drammatica è che sono lasciati alla deriva, vengono comunque frenate anche attività o pseudo attività di privati che vorrebbero comunque essere messi nella condizione di poter recuperare. Quindi noi abbiamo chiesto, e il nostro era veramente un grido d'allarme alle istituzioni, di attivarsi immediatamente per mettere insieme tutti gli attori del nostro territorio affinché si possa comunque fare sistema, significa mettere ognuno il proprio per quello che può, e noi siamo disponibili anche come organizzazione sindacale a mettere non soltanto le idee per poter poi trovare anche e spingere le aziende ad investire su un lavoro, su un discorso di flessibilità, tutto quello che comunque riguarda anche questa riforma che si sta discutendo poi a livello nazionale, però mancano proprio i progetti, manca quella fase in cui si deve creare la speranza. E noi abbiamo detto alla regione da una parte, alla provincia e al comune dall'altra di comunque attirarsi, è veramente drammatica la nostra realtà. E nessuno, purtroppo, tutto passa nel silenzio più assordante, e noi abbiamo detto ripartiamo proprio da quelli che è il fulcro, e è stato il fulcro dell'economia viterbese, che è il turismo, prendendo le bellezze comunque naturali che abbiamo, vogliamo parlare delle terme, vogliamo parlare di quante opportunità ci potrebbero essere con la vicinanza anche di Roma, il settore agricolo, quell'agricoltura di nicchia, cercare di uscire comunque dall'isolamento, e noi siamo disponibili a metterci seduti e a portare le nostre idee, però non possono soltanto rimanere idee, dobbiamo tramutarle in fatti. E questa proprio, la ringrazio anzi che lei ha ripreso quel passaggio, perché il nostro grido d'allarme, che comunque ha avuto un eco a livello anche regionale, poi più siamo a dare voce a queste che comunque rimangono parole, e più abbiamo la speranza che comunque si concretizzi un progetto serio che possa proprio rilanciare, come dicevo poc'anzi, la nostra economia, più che altro farla ripartire, perché oggi sta in una recessione totale. Ecco, una breve battuta, ecco, a conclusione di questa intervista. Diceva bene lei, l'iniziativa che si svolgerà poi a Rieti il primo maggio, nella mattinata del primo maggio, appunto con un tema fondamentale, che è quello di evitare che le province siano delle province dimenticate. Ecco, evitando appunto proprio che la Tuscia sia una provincia dimenticata, dalle risultanze che lei ha, potranno partire a breve dei progetti come le grandi infrastrutture, come la superstrada appunto Orte Viterbo Civitavecchia, e altre iniziative che potrebbero, essendo appunto messe in cantiere, certo, creare fin da ora dell'occupazione sicura, allora, per qualche anno? Allora, il discorso è questo: sicuramente mettere in pratica, quindi far partire quelle opere che sono già cantierabili e cantierate, cioè sicuramente darebbe comunque una boccata di ossigeno, però non possono essere, i progetti devono comunque essere finalizzati a dare comunque
continuità. Sicuramente io sono d'accordo con lei, partiamo subito, lo dico immediatamente, anche perché noi corriamo dei rischi incredibili, perché il nostro isolamento, come tra l'altro la vicina provincia di Rieti, del resto comunque della regione Lazio, in una situazione di crisi, sicuramente le nostre negatività diventano, le nostre negatività si acuiscono e diventano grandissime e per certi versi incolmabili. Quindi assolutamente c'è da spingere tutti quanti insieme per far sì che almeno si possa mettere in cantiere, quindi partire quelle opere che sono già state finanziate per poter comunque fare altre cose, ma non ci possiamo fermare lì. Dobbiamo comunque partire con dei progetti che possano comunque dare delle opportunità a questo territorio, e come ho ribadito prima, sicuramente il settore anche dell'edilizia, giustamente lei adesso diceva, sta partendo le infrastrutture, è fermo, è ingessato. Perché? Perché c'è anche paura. Noi dobbiamo ridare fiducia alla nostra gente, dare fiducia alle nostre imprese, ridare fiducia ai nostri giovani, e quindi comunque da questo punto di vista la fiducia la si acquista non con le speranze, sì sicuramente, ma con dei progetti concreti dove che possono essere verificabili e più che altro realizzabili. E soltanto tutti insieme, tutti gli attori del nostro territorio, tutti insieme, partendo Camera di Commercio, tutte le istituzioni e comunque le forze sociali, ci dobbiamo mettere insieme per fare sistema e dare queste, le risposte a una provincia che tra l'altro le merita tutte. Bene, ecco, segretario, la ringrazio, e proprio su questo direi argomento, su questa prospettiva, cioè ridare fiducia ai cittadini e agli imprenditori per lavoro e crescita, per uscire dalla crisi, direi che questo sia l'augurio e il messaggio che dal 1° maggio i lavoratori intendano dare alla cittadinanza tutta. Grazie ancora della sua partecipazione. Grazie a lei e grazie a tutti voi, veramente, di cuore, dell'opportunità che comunque mi è stata data. Grazie mille. Grazie a lei e buon 1° maggio. Grazie altrettanto. Grazie.